Carissimi appassionati di musica, di ascolti musicali, buongiorno a tutti. Siamo nello showroom di Consound a Brescia, in via La Marmora 239. E oggi discutiamo brevemente dell'ascolto di un preamplificatore fono di livello alto, di costo abbastanza elevato, costa 5.300 euro di listino, che è il Lima modello. Si scrive Agena, lo pronuncerò Agena, quale sia la pronuncia giusta non lo so. È una macchina che esteticamente si presenta identica a questa come struttura, non abbiamo potuto portarla qua perché come ne sono arrivate due sono state vendute subito. Questo è l'integrato della stessa serie, il Tucane. Ha lo stesso chassis, un frontale che somiglia molto a quello dell'Agena, l'Agena in più ha un piccolo display davanti. Dal punto di vista dell'utilizzo, questa è una macchina solida, facile da usare, abbastanza versatile, possiede un selettore sul frontale che permette di scegliere fra testine MMMC, fra sensibilità, quindi guadagno del preamplificatore, fra capacità e impedenza di ingresso, in maniera molto semplice. Un comando unico per tutti e due i canali, finalmente. Poi ha un filtro passa alto, un filtro passa basso, il selettore per mettere in mono, un selettore per mettere in mute. Consente di collegare contemporaneamente due testine e anche una terza se si ordina un ingresso extra bilanciato. L'unica cosa che non mi è... Le uniche due cose che non mi sono proprio piaciute dal punto di vista dell'utilizzo di questa macchina sono gli ingressi RCA che sono un po' troppo vicini fra di loro, con certi cavi si possono trovare delle difficoltà, e il morsetto per il cavo di massa del giradischi che è veramente orribile, è troppo piccolo e per questa fascia di prezzo uno si aspettava qualcosina di meglio. Per fortuna una volta collegato il cavo di massa il problema non sussiste. Questa macchina esce sia in bilanciato che in sbilanciato. E come dico, è semplice da usare e una volta accesa ha la simpatica sorpresa di essere silenziosissima con qualsiasi guadagno. La sola cosa a cui si deve stare attenti con questa macchina, che è un po' intrinseca per il fatto che gestisce tensioni bassissime, è la possibilità che capti o campi magnetici o problemi nell'alimentazione. Bisogna tenerla distante da grosse alimentazioni e bisogna stare un po' attenti alla corrente di rete, perché in certi casi può mandare dei ronzii nei diffusori. E quindi a questo scopo bisogna stare attenti a posizionarla bene e a curare il cavo d'alimentazione ed eventualmente la rete che uno ha a disposizione, la rete di alimentazione, la rete elettrica che uno ha a disposizione in casa propria. Come suona questa macchina? Noi l'abbiamo ascoltata in una catena di fascia di livello adeguato a quella di questo prefono, in un locale che non è questo dove stiamo adesso, non nello showroom di Consound, un locale più assorbente, che suona più morbido, e con una testina MC di qualità molto alta, che è la Immutable Transfiguration Proteus, che ha la caratteristica di uscire a una tensione molto bassa, 0,2 mV, quindi mette a dura prova qualsiasi prefono si utilizzi per farla andare. E vi dico subito che chiunque di voi abbia una testina MC che esce a tensione così bassa e abbia difficoltà a trovare un prefono che la faccia andare come si deve, o abbia un prefono che la fa andare ma magari è rumoroso, quando si alza il volume introduce un sacco di disturbo sul segnale, deve pensare a questa macchina. Questa macchina rende assolutamente giustizia a una testina come la Proteus, la fa suonare benissimo a volume alto senza nessun disturbo sul segnale. La macchina più silenziosa che io abbia mai sentito, e in realtà è l'unica della decina che ho ascoltato con la stessa testina che fa suonare quella testina come si deve. Non sto a
neanche a dire che suono ha questo prefono, perché l'accoppiata prefono e testina semplicemente fanno passare esattamente quello che ricevono dal vinile che stanno suonando. Se il vinile è acido, il suono che esce è acido, se il vinile è morbido, il suono è morbido, di loro non mettono niente. La caratteristica più importante che ho sentito è che esce un suono assolutamente vivo, fa fare i salti sulla sedia, anche a volume medio. A volume alto nessuna fatica di ascolto, viene la voglia di alzare continuamente, che per me è il segno di una catena che funziona bene e di una testina che traccia bene. La testina è al di sopra di ogni sospetto. Questa macchina l'abbiamo anche ascoltata in confronto con preamplificatori fono di fascia stellare di prezzo triplo, perlomeno, perché quello che abbiamo ascoltato recentemente costava 18.000 euro e ha assolutamente retto il confronto e come silenziosità era anche superiore. Questi signori di Lima avranno delle fisime strane sull'aspetto estetico, avranno delle stranezze sugli aspetti appunto di disegno, ma i circuiti li sanno fare veramente bene. Quindi ripeto, chi abbia difficoltà a far suonare bene una testina MC, non l'abbiamo ascoltata con le AMM, ma penso che vada altrettanto bene, con testine MC che escono molto basse, deve pensare, se è possibile la spesa, ad ascoltare questo tipo di macchine, perché veramente è in grado di far suonare testine con uscita bassissima in maniera divina. Noi siamo stati veramente sorpresi da questa macchina. Direi che siamo arrivati al termine anche di questa conversazione, vi ringrazio per l'attenzione, vi invito a venirci a visitare in showroom dietro prenotazione telefonica quando vorrete, se vi interessano ascolti di queste cose, e vi invito a seguire il video che verrà pubblicato in futuro su altre prove di ascolto come questa. Grazie ancora, ciao a tutti!